pomeriggio, ben ritrovati su Sport Italia, primo appuntamento della settimana con i numeri di Tipstop, sedicesima giornata di Serie A e ultima giornata invece del girone di Champions League. Non sono da sola in studio, ma quasi, siamo solo in due oggi, io e Ivan Fusto. Ben ritrovato, come stai? Buona serata Romina, ben ritrovata, solo il top direi quest'oggi in studio, ci hanno lasciato da soli proprio per lasciare il meglio del meglio, sì. Ma non siamo proprio da solissimi, no. Cioè qui in studio fisicamente a Milano sì, ma c'è chi è in collegamento con noi, ma non lo vedo ancora lì seduto però. Dove è andato, scusate? A Genova si fanno gli affari loro? Adesso dirà che era già lì, ma non si vedeva, non funzionava la telecamera. Vado però intanto a salutare chi è con noi in diretta, Super Quota, ben ritrovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Romina, ciao Ivan, come state? Noi siamo tutto benissimo, bene. Siamo in forma qui a Milano. Tu come stai? Sei pronto? Ottimo, ottimo, pronto e carico. Ma lui sta benissimo. Lui sta benissimo. Non so se perché? Hai guardato le sue storie no, su Instagram nel weekend. A parte San Siro, l'ha vissuto con Cisco, poi hanno festeggiato. Già che eri con Cisco, ma dov'è grande Cisco? Weekend, grande Scusate. Weekend abbiamo vissuto. Cisco ha prolungato la vacanza. Ah, ecco, capito, non c'è. Sì, sì. Vabbè, continua pure Cisco, noi prendiamo nota e non preoccuparti. Tra pochissimo dovrebbe raggiungerci anche il prof. Nel frattempo guardiamo in grafica la classifica generale dei nostri esperti. Primo posto Red Team, Cisco anche se latita comunque al secondo posto. Star Team terzo, il Super Quota, eccoti qua, quarto posto. Boombet quinto e sesto Team Fantasy. Dobbiamo recuperare con Boombet, vedi? È stato assente due giornate e già qui mi cade verso il basso della classifica, non va bene per niente Ivan. Comunque, sei d'accordo di iniziare dalla Serie A, dalla sedicesima giornata? Ci occupiamo di Cagliari-Torino proprio stasera alle 20.45, quindi andiamo a vedere secondo i numeri com'è l'1x2. No, io però non inizierei perché ho visto che si è finalmente aggiunto tra noi l'elemento di spicco della trasmissione. Eccolo. No, non è il prof ovviamente, è sempre Super Quota. È sempre Super Quota, esatto, che era uscito un attimo e è rientrato. Uno, due, ciao, tre, prof, prova. Come stai? Buonasera, buonasera a tutti, o meglio, buonasera, perché dopo le 17 diventa buonasera, però buon tardo pomeriggio a tutti. Come state? Io bene, bene, grazie. Noi stiamo bene, prof, sono felice di rivederti più sorridente di venerdì, Poi venerdì ricordati invece questo. Sì, venerdì è stata una giornata molto molto pesante. Lo so. Poi lo so. È chiaro che il pensiero c'è sempre, però the show must go on, e quindi il nostro lavoro dobbiamo farlo al meglio e andiamo avanti. Sì, venerdì è stata una giornataccia, però poi abbiamo avuto modo di ricordare chiaramente venerdì sera, abbiamo fatto un'ora e mezza di streaming, è stata una serata davvero toccante. Oggi sono, è giusto così, bisogna tornare a sorridere. Anche per rispetto di tutti, quindi sono felice stasera. Esatto, bene, sono molto contenta, prof. Poi ti festeggeremo venerdì qui a Milano per la nostra cena di Tipstop. Possiamo iniziare allora, siamo al completo, siamo noi tre, poi abbiamo i video. Ma anche Ivan di... ci sarà? Solo certo. Se offri tu. Ivan c'è sempre. Solo se offri allora, tu. Ok, bene. Certo, assolutamente. Abbiamo i video, stavo dicendo, di Nene Tips e anche Vincent, per la tua gioia, prof. Credo ci sarà Vincent anche fisicamente a cena venerdì. Ci sono tutti i tuoi preferiti, quindi non puoi assolutamente non puoi mancare. Possiamo guardare, regia, la grafica sull'1x2, sull'esito di Cagliari-Torino. Cosa dicono i numeri e commentarli insieme a Ivan Fusto. E li stiamo vedendo, insomma, i numeri di questa partita nella nostra comparazione quote tra Cagliari e Torino. Non è un match semplice, non lo sarà soprattutto per il Cagliari, che ha assolutamente bisogno di vincere una partita di questo tipo. La formazione di Mazzarri che inspiegabilmente rimane nelle zone basse della classifica, magari poi la spiegazione ce la darà proprio Super Quota nell'analisi del match, perché la squadra, almeno considerando i singoli, sembra ben allestita, eppure non riesce a ingranare, un problema che il Cagliari aveva anche nella scorsa stagione, e contro il Torino parte super sfavorita la formazione di Mazzarri, proprio perché c'è una squadra che invece al contrario sta facendo molto bene con Juric in panchina, bene rispetto a quella che è stata la passata stagione. Il 2 addirittura ha un massimo di 2,40 nella comparazione quote, lo troviamo in Sisal Match Point, mentre per l'1 e per l'X siamo intorno al 3,20-3,30. Direi che questo 2 forse è anche un po' troppo basso comunque Super Quota, non so se sei d'accordo. Ma io penso che tra queste due squadre a inizio stagione si pensava potessero lottare più o meno per gli stessi obiettivi. Il Cagliari in ritardo perché dopo 15 partite ne ha vinta soltanto una, e adesso questa per i sardi è una partita molto delicata, cioè io penso che se non la vincono immagino già un Mazzarri traballante.
E quindi partita importante per entrambe, ma secondo me più per il Cagliari. Ho visto che il Torino giocherà senza Belotti, anche se si sta abituando a farlo. E il Torino avrà una pesante assenza, quella di Singo. Per me Vojvoda non ha le caratteristiche giuste per sostituirlo al meglio, quindi un'assenza pesante che fa, secondo me, rende la partita un pochino più equilibrata. In ottica pronostici, io penso che questa sarà una partita con pochi gol. Mi intriga molto l'opzione massimo un gol al primo, massimo due gol al secondo, quindi under 1,5 primo, under 2,5 secondo, e penso che possa essere un bel pareggio, magari 0-0, 1-1. 0-0, 1-1 come risultati esatti per il nostro super quota. Prof, io partirei da Vincent, se sei d'accordo. Andiamo. Ragazzi studio, ciao anche al prof. Allora iniziamo quindi con il primo match da analizzare, ovvero Cagliari-Torino. Un match che a mio avviso sarà molto complesso. Entrambe le squadre non vorranno regalare punti, non vorranno perdere, soprattutto per il Cagliari è fondamentale fare il risultato. Quindi mi aspetto un match compatto, chiuso, soprattutto nel primo tempo, dove le squadre si studieranno, quindi under 1,5 primo tempo più over 0,5 secondo tempo, lo reputo il consiglio migliore che io possa dare, in quanto mi aspetto comunque primo tempo molto chiuso, per poi vedere un secondo tempo dove o su corner o su un calcio piazzato il match si possa sbloccare. Quindi non vedo un favorito, ma vedo una partita con pochi gol. Prima analisi fatta, a tra poco per la seconda. Allora, il nostro Vincent con il suo pronostico. Prima di andare dal prof, che chiaramente commenterà, vorrei sentire anche quello di Nene Tips, così le commentiamo insieme. Allora, ciao a tutti, ciao Romina, ciao prof, ciao Mirko. Primo match da analizzare è Cagliari-Torino. Allora, io nonostante il Cagliari abbia un punto e una vittoria in campionato, penso che questa sera possa strappare qualche punticino al Torino, perché anche il Torino, nonostante abbia invece 8 punti in più rispetto alla retrocessione, alla zona retrocessione, è un po' ballerina come squadra. Per cui secondo me questa è la volta buona, e se il Cagliari vuole fare qualche punticino potrebbe farcela. Qualche chance al Cagliari, la nostra Nene Tips. Prof, come la vedi questa analisi sull'1x2 di Cagliari-Torino? Qual è la tua? No, guardavo la location, sai che a me interessa sempre la location. Non sapevo perché? Che Vincent fosse ai domiciliari, mi dispiace. Cioè, bentornato, è chiaramente. Prof, mi sei mancato tanto, guarda. No, non Nene Tips. No, Nene Tips, no, Nene Tips è in un tempio. Ma perché? Te l'hai visto? Ma non sembra una cella. È in un tempio, cella. Non so come mai, tra l'altro, abbia registrato in questo tempio. Vedi, classica location, eh? Sei tremendo, prof, veramente. Comunque, no, saluto tutti e volevo chiedere una cosa. Ma come mai nessuno saluta mai Ivan? Me lo sono chiesto pure io. Ma non è vero. No, non mi salutano mai, è vero. Sapete perché? Sono rimasto un po' male. Io trovo subito la spiegazione. Perché siccome la figura del giornalista spesso non è garantita che ci sia sempre Ivan Fusto, perché ha altri tanti impegni, a volte c'è Gianluigi Longari, a volte c'era Orazio, eccetera. Quindi siccome sono video che registrano precedentemente, di sicuro ci siamo io e te, prof. Ivan ogni tanto non c'è, quindi per non fare brutta figura nei video, secondo me non lo dicono apposta. Vi è piaciuta? Ivan. Beh, però ha salutato Nene Cisco. Però ha salutato. Vabbè. Cisco. Cisco perché c'è quasi sempre Cisco. Cisco anche. Vabbè. È una, quasi una garanzia dello studio. Possiamo non occuparci delle presenze, ma dell'1x2 di Cagliari Torino, per favore, grazie. Assolutamente, anche perché siamo qua giustamente siamo qui per dire motivo, qualcosa, no? Di sensato, esatto, anche. Hai ragione. Se volete. Hai ragione. Scusa Romina. No, prego. È che oggi è questo look. Che look ho? Primaverile, quasi. Troppo. Da Copacabana, come mai? Così, avevo voglia di portare un po' di colore in questo studio, in questa giornata un po' fredda. E quindi... lo so, stare accanto a Ivan non è facile. Comunque, tornando a Cagliari-Torino. Allora, il Torino ha vinto 8 partite a Cagliari in 34 precedenti. Sì. Un 23% più o meno, che non è proprio pochissimo. Il problema qual è? Che nelle ultime 6 ne ha vinte 4, quindi siamo intorno al 66,6 periodico per cento, quindi un po' in sovrafrequenza. Io sono d'accordo con Nene Tips, potrebbe interrompersi
Questa vittoria del Torino sul Cagliari, il 2 è molto molto basso. Cagliari che con Mazzarri vorrà fare bene, ti dico 1x, potrebbe essere anche un 1x più gol. 1x più gol per te, quindi diamo una doppia chance a questo Cagliari, anche tu. Andiamo a vedere però chi li segna, eccoli qua, i marcatori li stiamo già guardando in grafica, li commentiamo insieme a Ivan. Sanabria da una parte, Joao Pedro dall'altra, questa è la nostra comparazione quote per sbloccare la sfida di questa sera. Attenzione ovviamente a Joao Pedro che sta facendo molto bene, al contrario di tutto il resto della squadra. Dall'altra parte Sanabria che sarà il punto di riferimento del Torino, visto e considerato che Belotti ne avrà per molto tempo. Stagione veramente sfortunata per il Gallo, che potrebbe addirittura anche non farcela per lo spareggio dell'Italia a marzo per Qatar 2022. Questi sono i numeri, questa è la comparazione, e diciamo che sono dei numeri abbastanza in equilibrio sia da una parte che dall'altra. Siamo intorno al 6-6,50 per entrambi. Io darei qualche chance in più a Joao Pedro, anche se per qualcuno è addirittura sfavorito per sbloccare la sfida Joao Pedro rispetto a Sanabria. Questo perché, come detto, nella comparazione dell'1x2 il Torino è leggermente favorito. Allora dai, abbiamo il tempo, oggi siamo in anticipissimo per la gioia del prof, quindi abbiamo tempo per fare un giro marcatori. Vengo da Superquota, dammi un nome. Ah sì, in generale partite dove vedo pochi gol non mi ispirano a livello di marcatori, ma se dovessi fare un nome, Joao Pedro, anche rigorista. Prof? Ma io spero Pavoletti, è in ballottaggio con Keita Balde, però ultimamente mi sembra che stia tornando io, davvero l'attaccante, direi prima dell'infortunio chiaramente al ginocchio, al doppio infortunio al ginocchio. Io mi aspetto qualcosa da Pavoloso, quindi potrebbe essere anche marcatore anche nel secondo tempo se dovesse subentrare a Keita Balde. Ivan, per te? Ma per me Keita potrebbe essere uno di quelli che potrebbero segnare in questa sfida. Nel Torino è difficile, secondo me, che possa segnare Sanabria. Vedo più un Piazza magari come marcatore, ovviamente dipende se verrà schierato meno titolare da Juric, però anche io come superquota vedo una partita molto chiusa sinceramente, perché entrambe vorranno gol. 0-0, sì, verranno, anche ci sta. Cercheranno di subire meno, lo cercherà il Cagliari che comunque ha tanti problemi soprattutto in difesa, ma il Torino è una squadra che di spazi ne concede pochi come quella di Juric, quindi anche uno 0-0 non è secondo me da escludere. E chiudiamo qui con la Serie A, con la 16ª giornata. Ora ci dobbiamo occupare invece dell'ultima, del girone di Champions League, con la prima sfida in questione che riguarda il Milan contro il Liverpool domani alle ore 21. Eccole qua. Sono molto belle queste quote, questi numeri. E beh, lì, in equilibrio anche sì, qui. Il Milan è favorito però, Romina. Sì, beh, tra l'altro vede, ti sei vestita rossonera proprio per questo motivo, per veramente anticipare. Veramente arancione un po'. Vabbè, però in TV si vede... Sembra rosso. Sì, sembra rosso. Sembra rosso. Va bene. Per portare fortuna al Milan, che certo, però per passare il turno non può limitarsi a vincere. Deve vincere la partita e sperare ovviamente poi di avere dei risultati positivi dall'altro match, quello tra Porto e Atletico Madrid. Un Milan che si presenta con diverse assenze a questa partita, e dall'altra parte però c'è un Liverpool che sarà imbottito di giovani. Liverpool già primo in classifica, e anche se dovesse perdere cambierebbe veramente poco per la formazione di Jurgen Klopp, che però ha giocato 5 partite in questa Champions e le ha vinte tutte e 5, segno che comunque non vuole lasciare nulla agli avversari. E l'uno è addirittura quasi al pari della quota 2 nella comparazione, per qualcuno 2,15 come per Sisal Match Point. Sembra che il Milan possa farcela super quota, però poi in queste partite, lo abbiamo visto anche con l'Inter negli ultimi anni, quando sembra che magari il risultato sia alla portata, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Mi piace questa perla. Sì, io penso che il Milan all'interno della stessa competizione abbia fatto il buono e il cattivo tempo. Contro il Porto due partite abbastanza negative, sia all'andata che al ritorno. Poi però contro l'Atletico Madrid si è esaltato, io direi soprattutto a San Siro, nonostante non abbia vinto. Contro il Liverpool ha perso, ma comunque è andato anche in vantaggio. Quindi dall'idea di essere una squadra che si esalta quando affronta un avversario ovviamente oggettivamente più forte. Quindi io mi aspetto un Milan
un Milan bello gagliardo. Mi piace la vittoria perché il Liverpool comunque va lì a fare una passeggiata di fatto con questa classifica. Ci sarà anche tanto turnover, come giustamente hai detto. Quindi l'uno mi piace. Se dovessi rischiare di meno, andrei su Milan vince almeno un tempo, o il primo o il secondo. Per prendersi, diciamo, qualche rischio in più, l'uno magari vittoria con un gol di scarto, 1-0, 2-1, potrebbe essere una soluzione. Sai che io ho un debole per le analisi dei tempi differenziati, ormai l'ho detto, l'ho dichiarato, purtroppo è così, è non c'è Bumbet e Superquota lo ormai sostituisce. Le studiano apposta. Lo fanno apposta per farmi piacere, bene, grazie Superquota, comunque apprezzo molto questa analisi, non è inutile che... Grazie. Beh, perché mi stai ammonendo, scusami, posso avere delle preferenze anch'io sulle analisi oppure no? Almeno io parlo di pronostici. Perché mi sembra che comunque tu vada o da Bumbet o da Superquote. No, non si fa così. No, io ho parlato di analisi. C'è una gerarchia da rispettare, Romina, c'è una gerarchia. Ah, scusa, prof, ma lo sai che sei sempre tu il mio preferito, no? Pensa certo. Un po' come siamo. Allora, cartellino verde. Pensa un po' come siamo. Grazie. Grazie per la spontaneità. Per la spontaneità. Va bene, allora, possiamo andare a sentire ancora una volta, prima Vincent dagli arresti domiciliari. E poi Nene Tips, così commentiamo insieme. Guarda cosa mi fai dire, prof. Ascoltiamoli uno dietro l'altro, poi vengo da te, prof. Eccomi di nuovo, stavolta ad analizzare Milan-Liverpool. Un Liverpool già qualificato, già primo, lotta per l'onore. Mentre il Milan, qualora dovesse vincere e dovesse verificarsi il pareggio tra Porto e Atletico Madrid, potrebbe addirittura qualificarsi. Mi aspetto quindi che il Milan cercherà di giocare offensivo, però sappiamo tutti i problemi difensivi del Milan, in quanto gli mancherà su tutti Kjaer, che si è dimostrato più volte decisivo per la fase difensiva. Di conseguenza mi aspetto un match da gol, il Milan potrebbe farcela, ma per farcela ne deve segnare almeno due a mio avviso. Quindi multigol 2-3 casa o gol, mi sembrano i risultati migliori che possa dare. Match che potrebbe finire 2-1, 2-2. Allora. Secondo match da analizzare, Milan-Liverpool. Milan-Liverpool è una partita sempre molto importante per i tifosi rossoneri e credo che a San Siro proprio il miracolo potrà farlo il Milan. Secondo me passa. Io ho questa convinzione qui, fin da sempre, fin dalle prime partite ho la convinzione che il Milan passi questi gironi in Champions e che vada a fare una bellissima partita contro il Liverpool. Quindi vedo di base gol, ma 1x gol, forse più verso l'1 mi espongo. Che carina la nostra Nene Tips, non si espone, però mi piace sempre. Ha finito dicendo non mi espongo. No, però ha detto che il Milan passa il turno. Certo, assolutamente, mi è piaciuto il finale elegante di Nene Tips. Prof sicuramente approva, no? Cosa ne pensi? Secondo te preferisce il pronostico di Vincent o di Nene Tips il prof? Guarda, ho già un così indizio. A sentimento. A sentimento credo di Nene Tips, credo però. Credi, non siamo sicuri. Va bene, prof, mi dici il tuo su Milan? Assolutamente sì, non ho... Tra l'altro non ho ascoltato né uno né l'altro. Beh, però... chiaramente, come al solito. Ma io voglio sapere se ma tu no, sei ma a favore... Ma no, perché ho problemi un po' di audio. Però ah, sì? Credo di essere d'accordo con Nene Tips prof. Che non si è sbilanciata. Però ho questa sensazione... No. Che il Milan possa passare il turno, io no, ci credo. Prof, scusami anche se ti interrompo. Scusami se ti interrompo. Dimmi. Noi purtroppo non abbiamo problemi di audio e ti sentiamo chiarissimo. Noi questo non li abbiamo per, mai. Ti per sentiamo sottolineare, purtroppo noi invece ti sentiamo. Prof. Ma allora la smettete voi due, cane e gatto? Voglio vedere venerdì a cena, vi metto uno da una parte comunque, e uno dall'altra del tavolo. Venerdì sì. Mi sentirete ancora meglio. Perché? Perché lo dico a tutti i telespettatori che ci seguono. Venerdì sarò negli studi a Milano, quindi. Quindi non attenzione. Accalcatevi troppo fuori, perché sapete comunque certo, per le certo. Nuove restrizioni. Dobbiamo rafforzare o avete la il sicurezza. Super Green Pass oppure non accalcatevi fuori, perché ci sarò ma non sarò così certo, presente. Certo, assolutamente lo dico, prof. Lo hai lo fatto lo bene ad avvisare, così fans. Avvisiamo anche la sicurezza delle guardie del corpo in più all'ingresso. Insomma, sappiamo cosa scateni quando arrivi a Milano, quindi dobbiamo... Saperlo per tempo, arriverò grazie. Con 5 macchine uguali. Sì, così non sappiamo su una quale dietro sei l'altra. Realmente. Io non sa, non si bravo. Saprà se sarò nella prima, nella seconda, nella terza, con vetro oscurati. Ma l'hai preso dal film Ocean's Eleven? Questa tattica. L'hai preso dal film Ocean's Eleven?
L'hai... L'ho preso da... Sì, era Ocean's Eleven, o, vero? O 12, insomma, una delle due, non mi ricordo. Comunque, scusami. Ma sai chi lo faceva, Romina? Chi lo faceva? Cristiano Ronaldo. Veramente? Uscendo dallo stadium. Eh? Si metteva in 3 o 4 macchine uguali e poi... Così non aveva... davvero, sono serio. Giusto, fa bene, certo, poverino. Che brutta vita che fa, devo dire. Anche a me toccherà farlo venerdì sera. Sì, è vero. Vabbè, insomma, non sono tutti fortunati come noi, prof. Comunque voglio sapere se sei d'accordo con i numeri e se sei chiaramente a favore del Milan, ma vorrei un tuo risultato esatto, così, di pancia. Allora, cosa ti posso dire? Allora, mi sembra la quota del Liverpool... indegna. Comunque stiamo parlando di una squadra che nelle ultime 11 trasferte di Champions League ne ha vinte 8 su 11, ne ha perse 2, ne ha pareggiata l'ultima. Una squadra che sono poi sono inglesi, quindi gli inglesi non amano, secondo me, fare troppo le comparsate. Il Milan ha degli ottimi precedenti in Champions, nelle ultime 11 è andata sempre avanti nella fase a gironi. Poi si è fermata 5 su 6 negli ottavi di finale, però li ha raggiunti e sarebbe anche una cosa importante a livello economico. Io non vedo il pareggio. O il Liverpool fa la partita e vince, o il Milan fa l'impresa come magari nel primo tempo della gara andata. Io ti dico 1-2 più under 3,5. 1-2 più under 3,5, questo è il risultato esatto per te. Pochi gol. Escludo il pareggio. Lo escludi, sì, la X l'hai esclusa. Ti dico, potrebbe finire 2-0, 0-2, 2-1, 1-2, quelli sono i miei risultati. Ma non pareggio, ok. Chi li segna però questi pochi gol? Vediamo, stiamo già guardando la grafica dei marcatori, chi segnerà nel match, Ivan? E abbiamo da una parte Zlatan Ibrahimovic, che a detta di Pioli sarà della partita, anche perché il Milan ha poche alternative da quella parte. Mancherà probabilmente Leao, non c'è Pellegrini, non c'è Giroud, per cui l'unica, manca anche Rebic, dunque l'unico punto di riferimento possibile là davanti sarà proprio lo svedese, che ha riposato in campionato contro la Salernitana. Dall'altra parte invece Momo Salah, che attenzione, perché potrebbe anche non giocare dall'inizio. Klopp ha detto che schiererà una squadra imbottita di giovani, come ha fatto tra l'altro nell'ultimo match vinto contro il Porto in Champions. Su Salah non si è espresso, ha detto vediamo, per cui non ci sono ancora delle certezze sulla presenza dell'egiziano ex Roma dal primo minuto. Noi però lo abbiamo inserito nella comparazione. Alla domanda chi segnerà nel match, i nostri bookmakers rispondono che Ibrahimovic è sicuramente favorito rispetto a Momo Salah. Siamo sul 2, addirittura per qualcuno meno del 2 nella comparazione quote, 1,75 per la Stanleybet. Mentre per Salah siamo praticamente con gli bookmakers in linea, quasi tutti sul 2,50 per la rete dell'egiziano. Ovviamente potrebbero segnare entrambi, però lo svedese in questo caso resta favorito. E facciamolo, dai, abbiamo il tempo di fare un velocissimo giro marcatori, super quota. A me Ibrahimovic piace soprattutto se non dovesse giocare Van Dijk. Prof? Origi. Ivan. Io ti dico di nuovo Thiago Alcantara. Ha segnato un gran gol col Porto, potrebbe... Thiago Alcantara. E se tecnicamente è secondo solo al prof. Addirittura? Sì. Penso anch'io, confermi. Ma di poco, eh. Sono un po' più lento di lui, però più o meno ce la giochiamo. Molto bene, allora manca un minuto esatto prima della pausa, quindi non so, potrei chiedere al prof di leggere un messaggino, ma ho paura che sia troppo velocissimo, se ce l'hai di due parole, se no chiudiamo subito e lo leggiamo. Ce n'ho uno veloce, ce n'ho uno rapido. Vai. Superquota, è una Strandmon Schizfebo giallo quella dietro di te? Ma cos'è? Scusa? Beh. Ma la domanda è un'altra. È una Strandmon Schifebo giallo. Non sapete cos'è la Strandmon? La poltrona Ikea, quella lì ocra. È una Strandmon ticchetto. Ma dove? Ah no, la lavagna no, la poltrona di là, quella gialla ocra. Io non ho parole. Perché ne ho una uguale invece a casa, è bellissima. Se mi la lavagnetta con il 4-1-4-1 mi nota. Non ha risposta. No, non ti risponde, ha detto che era l'unica cosa che non dovevi notare rispetto ad altre cose che invece erano degne di nota. Comunque, 3 secondi, devo chiudere, siamo arrivati alla fine della prima parte, facciamo una pausa, vi aspettiamo qui tra pochissimo, non mancate, ciao!
Ed eccoci tornati in studio, seconda parte di Tipstop. Continuiamo a parlare di Champions League. Questa è la volta di Real Madrid-Inter. Lo state già guardando sulla nostra grafica dalla regia. E con Ivan Fusso invece andiamo a commentare le quote. E per la prima volta negli ultimi 3 anni l'Inter non si gioca la qualificazione agli ottavi di finale all'ultima partita, però si gioca comunque un traguardo importante, ovvero il primo posto nel girone, e che potrebbe significare avere un sorteggio più agevole in vista della fase eliminazione diretta, anche se poi la storia della Champions dimostra che non è sempre così. Bisogna vincere però contro il Real Madrid, che è davanti nel girone. Ai Blancos basterebbe anche un pareggio con la formazione di Simone Inzaghi, che in campionato ha raggiunto una posizione di classifica sicuramente esaltante rispetto a qualche settimana fa, meno uno dal primato, che in questo momento appartiene al Milan, e con un filotto di vittorie consecutive assolutamente incredibili, l'ultima veramente straordinaria, 3-0 contro la Roma, dominando praticamente dall'inizio alla fine. Nella comparazione però è un Inter che parte sfavorita a Madrid, visto che il Real tra l'altro ha vinto già a San Siro. Mancherà Karim Benzema nel Real, potrebbe esserci un po' di turnover nella formazione di Carlo Ancelotti. Per l'Inter invece si preannuncia la formazione tipo: potrebbe recuperare Lautaro Martinez, che è stato tenuto a riposo contro la Roma per alcuni problemi. Inzaghi ha qualche assenza, ma nulla di diverso rispetto alla partita con la Roma, eccezion fatta per Correa. È una partita apertissima. Superquota, ti chiedo due cose. La prima, se l'Inter può fare il colpaccio e vincere a Madrid, e se poi, secondo te, conviene così tanto arrivare primi nel girone invece che secondi? Allora, secondo me potrebbe anche riuscire nell'impresa, perché di questa si tratterebbe. Mancherà Benzema, il Real Madrid non ha sostituti all'altezza, ma comunque il Real Madrid continua a essere una squadra superiore per tanti aspetti all'Inter. È sempre molto difficile prevedere chi possa vincere o perdere tra due squadre che comunque hanno già raggiunto l'obiettivo. Detto questo, però, secondo me un indizio importante su questa partita ce lo danno i prossimi impegni delle due squadre. L'Inter ospiterà il Cagliari, una partita che sulla carta non dovrebbe regalare sorprese, mentre il Real Madrid ospiterà l'Atletico di Madrid, quindi secondo me la testa potrebbe anche andare lì. Quindi, secondo questa chiave di lettura, io qui andrei su un pareggio al primo tempo, mi piace molto, 1,90 intorno alla quota, o addirittura un pareggio proprio nei 90 minuti. Vedo il prof che prende appunti, non so se stava prendendo appunti su quello che stava dicendo Superquota oppure sta preparando la sua analisi per Real Madrid-Inter, però non me lo dire subito, perché prima andiamo ad ascoltare il tuo preferito, Vincent, e a seguire anche Nene Tips. Sentiamo. Eccomi di nuovo, stavolta penultimo match da analizzare, Real Madrid-Inter. All'andata l'Inter fece una prestazione incredibile, purtroppo perse. Mi aspetto che questa partita sarà molto aperta, entrambe le squadre vorranno vincere. Mi aspetto che l'Inter segni un gol contro il Real Madrid, quindi anche in questo caso un match da gol, match a mio avviso che sarà spettacolare, e mi piace pure l'over dello spread degli angoli, due squadre che comunque giocheranno molto sulle fasce, e quindi potremmo vedere tanti corner, quindi gol e anche over corner sono i due consigli che mi sento di dare. Non vedo un favorito principale, sarà a mio avviso un match abbastanza equilibrato, non escludo anche la combo gol primo tempo, gol secondo tempo. All'ultimo match ci sentiamo tra poco. Terzo match da analizzare, Real Madrid-Inter. Entrambe le squadre si sono già qualificate, ma questa giornata, questa partita, si gioca la testa del girone. Testa di girone è molto importante, cioè essere testa di serie è veramente importante. Penso però che le assenze che sta avendo l'Inter la porterà a non essere testa di serie, nonostante poi, secondo me, il Real Madrid sulla carta abbia un pochino più di favoritismo rispetto all'Inter. Vedo quindi una partita abbastanza difficile per gli uomini di Inzaghi. Non sarà facile espugnare al Bernabeu, non sarà facile vincere al Bernabeu. Me lo auguro io, perché tifo sempre per tutte le squadre italiane in Champions, però credo che qui la partita la vincerà il Real Madrid.
convinta la nostra Nene tips a favore del Real Madrid. Prof, tu prendevi appunti, chiaramente sei d'accordo con Nene perché ti piace, però voglio sapere... Perché la sento, non per altro, perché Nene la sento bene. Certo. Invece... invece Superquota non lo sento, e quindi Winston per quello. Cioè, ero lì con la lavagna che guardavo il suo modulo. Ah, 4-1-4-1, okay. Un modulo molto chiuso, eh. Hai visto? Con una sola punta, come mai Superquota? Cioè, così è rischioso, non si riesce poi a vincere troppo. Con una sola attaccante. No, qua abbiamo sempre invece il buon... Vincent, che mi dispiace, gli manderò qualcosa a Vincent, per il weekend? Eh sì, eh? Cosa gli mandi? Scusami. Cosa dici? Cosa gli mandi? Ma non so, due arance, qualcosina, ma... mi sembra sciupato, eh? Ancora così? Vedi, non ha neanche una giacca appesa. Cioè, mamma, guarda un po', non si può, lo sai che non si può. Hai fatto caso, c'è un appendiabiti vuoto. Sì. Non so come dire, è come un cielo senza stelle, non so, guardalo. Guarda quanta tristezza che emana. Andiamo, dai, smettila. Andiamo a portargli ma qualcosa non Vincent, di colorato. L'appendiabiti. Certo, cioè, proprio certo. Terribile. Comunque, cioè. Scusa, io vorrei sapere cosa ne pensi di questo. Ma regia, però, non assecondiamo, perché sennò qua non mi aiuta. Cioè, vanno a inquadrare cosa... l'appendiabiti. Guardalo. Ma ti rendi conto? Guarda. Ma io non ho parole, veramente. Cioè, adesso dai, devo bloccare la regia. Ivan, c'è mi anche aiuti, questo, per favore. No, davvero, no, io... mi dispiace, Vince, mi dispiace, ti farò un bonifico, ti farò un bonifico. Ma allora, finisci. Detto ciò... raccontami, secondo di cosa stavamo parlando? Di Real Madrid-Inter, vince Real Madrid secondo te? Real Madrid-Inter. Come pensa Nene, oppure no, dai un po' più di fiducia e chance all'Inter? Allora, i precedenti sono disastrosi tra Real Madrid e Inter, e proprio anche dell'Inter quando va a giocare con squadre spagnole. Quindi già la cosa, se seguiamo i trend... 8 i precedenti con i Blancos, là, e 7 sconfitte, una sola vittoria nel 67, forse, nel forse 67. Se la ricorda Power, forse, 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 perché io sicuramente no, Ivan io nemmeno. Neanche, scusa, prof. Tu quasi, no, io ma no, no, ma cosa quindi, dici? Ma no, direi proprio no, no, di no. Però, lontanissima forse da me. Power forse Power per non il so, resto . Credo che onestamente anche l'Inter quando è andata in Spagna ha fatto sempre delle figuracce, ma l'unica vittoria col Valencia larga 5-1. Allora, per me anche in questo caso la X non esce, quindi niente, ti dirò 1-2 più gol. 1-2 più gol è il tuo pronostico? Sì. Ah, nel frattempo stiamo già guardando il primo marcatore, abbiamo la grafica già con due giocatori schierati, quindi possiamo andare a commentarla insieme a Ivan Fust, poi facciamo anche il giro marcatore, abbiamo tempo. E stiamo vedendo quello che potrebbe essere poi il sostituto di Karim Benzema, lo avete detto prima, il Real Madrid non ha delle alternative di valore al fuoriclasse francese, effettivamente qualche alternativa ce l'ha, anche se a Madrid siamo non ha mai... Siamo come noi, eh. Come? Come noi, dico, anche noi abbiamo, guarda un po' chi c'è come giornalista. Allora, possiamo adesso, mutarlo, no? Adesso ti spengo il microfono, hai capito? Ma no, però, però bisogna dire la verità, è vero. Ti è arrivato un buffettone nella regia. E la qualità, è per mantenere un equilibrio nella qualità, anche noi volevamo Gabri Gabra, lo abbiamo chiesto quando infatti, è iniziato Tip Top, però... Dov'è Dani? È lì vicino è a te. È andato via poco fa. Ma no, me lo facevi salutare. È andato via poco, era lì col cane. Ma dai. Lo stava inseguendo. L'avrei salutato andato... volentieri, Dani. Mannaggia. Vabbè, è la prossima volta poco facci fa, fare un giuro. Saluto, da Gabra, mi raccomando. Va bene. Promesso, promesso. Promesso. Dicevamo però, c'è Jovic tra c'è i marcatori Jovic, che potrebbe essere il sostituto di Benzema, uno di quelli che ha dimostrato sicuramente poco da quando è arrivato a Madrid, è uno dei tanti attaccanti che sono stati accostati anche all'Inter negli ultimi anni e potrebbe diventare un altro obiettivo di mercato ad esempio per il Milan. C'è lui e c'è ovviamente Dzeko che ha fatto molto bene in Champions League, ha sbloccato le due partite vinte dall'Inter in questo girone, quella con lo Sheriff e all'andata, quella con lo Shakhtar al ritorno. Insomma, è un Dzeko che ha iniziato sicuramente bene questa sua avventura all'Inter in questa stagione, fin qui ha fatto molto bene, almeno numeri alla mano, sta facendo rimpiangere poco Lukaku. Potrebbe sbloccare lui la sfida,
secondo i nostri bookmakers potrebbe assolutamente, con una comparazione quota anche molto alta, però, se mi permetti, perché vediamo addirittura è a 9, 9,50 per qualcuno, 9,25, Jovic sì. Ha una comparazione alta, invece molto vicina all'8, per qualcuno addirittura è più probabile che la sblocchi Jovic invece che Dzeko. Questa mi sembra, insomma, sì, una probabilità remota, mi sembra improbabile a me, molto sì, remota, perché Dzeko sicuramente ha più feeling con il gol rispetto a Jovic negli ultimi anni, però non so cosa ne pensano Superquota. Andiamo a chiederglielo, Superquota, parto da te. Ma sì, secondo me comunque sono due giocatori che hanno più o meno le stesse probabilità, ma in ottica marcatori a me piace molto Lautaro, perché è uno di quei giocatori che a livello europeo ha sempre tanto mercato, una di queste partite potrebbe essere per lui una bella vetrina, visto che ahimè non lo vedo per tanti anni qui a Milano con la maglia dell'Inter, purtroppo. Prof, cosa mi dici? Ma io ho notato un'altra cosa, tra l'altro, stavo guardando, che tutte e due non perdono da 11 partite, né Real Madrid né Inter, un'altra curiosità. Ma una delle due secondo me tornerà a farlo, perché il pareggio mi sembra molto complicato. Ma come marcatori, Jovic è entrato al posto di Benzema, ha fatto molto molto bene. Lautaro non so se sarà della partita, perché come ha detto Inzaghi, a Roma forse aveva qualche acciacco, un affaticamento. Dzeko è in discreta forma. Ma sapete chi è il giocatore che mi piace ultimamente dell'Inter? Chi è? E io ho sempre parlato malissimo di lui. Perisic. No, parlavo peggio di un altro. Brozovic. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Li ho detti tutti, uno lo doveva indovinare. Molto bene. Çalhanoğlu sta facendo molto molto bene. A Roma gli hanno fatto fare anche gol su corner, perché magari se Lomino, anziché togliersi dal palo, stesse sul palo, solitamente consigliano per non farlo. Tra l'altro è l'unico in due partite, due gol da corner. Çalhanoğlu e Cuadrado, non ne vedevamo dai tempi che furono, e ora ne abbiamo visti due nello stesso turno. Ti dico, Çalhanoğlu marcatore, mi piace. Çalhanoğlu marcatore, va bene. E con questo chiudiamo anche Real Madrid-Inter. Andiamo ad analizzare l'ultima sfida che abbiamo in programma quest'oggi, ovvero Atalanta-Villarreal, che scenderanno in campo mercoledì alle ore 21. Andiamo a vedere, anzi lo stiamo già guardando, l'esito incontro, da che parte stanno i numeri. E questo è un vero e proprio scontro diretto, Romina, perché ci si gioca la qualificazione con l'Atalanta che deve provare a vincere con il Villarreal per accedere agli ottavi di finale. Ha tutte le carte in regola l'Atalanta per farlo, e lo ha fatto vedere anche in campionato battendo il Napoli. Nel frattempo la regia rimane su di te, ma non infatti è vorrei un capire, caso. Non sto parlando io, sto parlando Ivan, ma fa benissimo. Non è un caso, è fatto apposta, no? Dicevamo, brava doppio, regia, continua così. Ah, ma cartellino verde, chi c'era? Vita? Mi sembra giusto. No, non c'era Vita, e dicevamo, però, tornando alla partita, è un Atalanta che ha dimostrato di avere le carte in regola per vincere questo tipo di partite. Ha battuto il Napoli al Diego Armando Maradona, lo ha fatto anche convincendo, non sta sbagliando un colpo nelle ultime uscite ed è in lotta per lo scudetto, una delle quattro squadre che possono lottare fino alla fine. Contro il Villarreal, però, in campo internazionale sono delle partite diverse rispetto a quelle in campionato. Superquota potrebbe uscire anche, se vogliamo, in maniera paradossale, inedita, un match con pochi gol. Magari le due squadre si studieranno nei primi minuti, cercheranno soprattutto di non subire, e poi una partita un po' più aperta nel secondo tempo. Sì, assolutamente. Mi è servito l'assist perché, cioè, per vocazione tattica sono due squadre molto offensive, però qua i punti pesano. Questo è un vero e proprio scontro diretto. Abbiamo il Villarreal a 7 punti e l'Atalanta subito sotto a 6, e questo la dice lunga, secondo me, anche sull'equilibrio che vedremo. Cioè, il Villarreal non è più scarso dell'Atalanta, sono due squadre che si equivalgono totalmente. Che poi è sempre molto complicato affrontare le squadre di Unai Emery, perché è uno di quei tecnici che non ha un modulo ben preciso, a volte gioca con il 4-4-2, altri con il 4-3-3, quindi verrà fuori una partita molto interessante. Secondo me, sulla falsa riga di quello che abbiamo visto nelle ultime uscite, l'Atalanta può vincere questa partita, quindi l'uno potrebbe anche starci. Però a me intriga molto un pronostico sui due tempi,
Vedo un primo tempo più bloccato del secondo. Nel secondo, se una delle due la sblocca, ci possono essere tanti gol. Quindi andrei con under 1,5 primo tempo, quindi massimo un gol al primo, over 1,5 secondo, ovvero almeno 2 nel secondo. Comparazione quote 2,90. Tanta roba. Bravo Superquota, mi piace il tuo pronostico. Andiamo a sentire quello di Vincent e poi subito dopo quello di Nene Tips. Eccoci qui, l'ultimo match da analizzare da Vincent, ovvero Villarreal, Atalanta in casa contro il Villarreal. L'Atalanta deve vincere, l'Atalanta a mio avviso è la squadra che in Serie A ha la forma fisica migliore. A mio avviso giocherà, dominerà questo match, però occhio al Villarreal. Villarreal è una squadra che gioca bene di contropiede, sa anche tenere il possesso. A mio avviso sarà un match dominato dall'Atalanta, ma a mio avviso potrebbero subire un gol, quindi l'Atalanta ne deve fare almeno due. Anche in questo caso multi gol 2-3 casa dell'Atalanta mi piace molto, perché o avrà problemi nel segnare oppure risultato acquisito, quindi 2-0, si chiuderà e quindi cercherà di rischiare il meno possibile. Quindi multi gol 2-3 casa mi piace davvero davvero tanto. Un bacione da Vincent. Da Vincent è tutto. Scusate il gioco di parole, ciao Romina, ciao, siamo pronti per la Champions. Quarto ed ultimo match da analizzare, Atalanta-Villarreal. Gli uomini di Gasperini l'hanno già fatto una volta, il miracolo l'hanno già fatto una volta e penso che qui abbiano la loro seconda opportunità per andare avanti. Allora, il Villarreal è una squadra che è molto dinamica, attacca molto sulle profondità. L'Atalanta è una squadra velocissima, quando parte in ripartenza, se prende palla Zapata, spalla alla porta, è un attimo che si gira e riesce ad andare in rete. Detto questo, ci sono altri uomini che si sono svegliati nella squadra di Gasperini, come Pasalic, come ad esempio Malinowski. Abbiamo un Muriel che tutte le volte che subentra è sempre incisivo. Ecco, qui invece, al contrario della partita precedente, vedo l'Atalanta che farà la partita. L'ha già provato con il Manchester United, ok che non era un Manchester United molto in forma, però è sempre il Manchester United. Qui l'Atalanta andrà a vincere e a portarsi a casa il secondo posto in classifica. Fidatevi di Nene Tips. Ciao a tutti, alla prossima. Noi ci fidiamo, a prescindere, di Nene Tips. Non ho capito perché cartellino giallo, prof, dopo Nene mi stupisce. Perché, scusa? Posso fare un'osservazione? Puoi. Visto da che ho fatto prof anche a livello mondiale elevato, certo. Oggi volevo insegnare a tutti coloro che ci stanno seguendo, i milioni di telespettatori, che il telefonino, questo, sì, non è uno specchio. Quindi, quando si fanno le riprese, non bisogna specchiarsi, cioè bisogna guardare il pinhole. Ah, esattamente, sì, certo. Si chiama così, pin. Grazie per questo tutorial, prof, per fare dei self tape, mi piace. Assolutamente. Bravo, perché guardando il pinhole e non specchiandosi, chiaramente si riesce ad ottenere un ottimo risultato, pacchetto, e quindi un video perfetto. Lo dico perché spesso la gente ci si specchia. Ma dovresti mandare questo specchio tutorial nel nostro gruppo, potresti gentilmente rifarlo dopo e mandarlo, te lo chiedo per favore, grazie. E comunque spero che possano fare un taglio dalla regia, non so. Scusa, eravamo in anticipo, ora stiamo quasi rischiando di andare in ritardo. È sempre colpa mia. Comunque ma tu è sei la mia garanzia, prof, tu sei la mia garanzia. Io sono felice che tu mi fai perdere anche male del tempo prezioso e importante, ma divertendoci. Quindi dammi il tuo pronostico per Atalanta-Villarreal, perché stiamo già guardando in grafica i marcatori in questo momento, chi segnerà nel match. Sai che ho paura? Perché? Non lo so, ho paura di questa partita. Allora, c'è l'uno che è basso, bassissimo. Sinceramente, allora, il Villarreal è una squadra con esperienza a livello internazionale, ha un allenatore davvero molto molto esperto, arriva davanti. Non lo so di questa gara, sinceramente non lo so. Ti dico 1-2 anche in questo caso, escludo il pareggio, però boh, la voglio vedere, spero, perché io tifo Atalanta, quindi io davvero vorrei vedere un bel 3-1 e 3 tutti a 1, casa, sì. Però ho paura.
Vedremo cosa succederà, prof, e soprattutto chi saranno gli autori dei gol che vedremo in questo match. Ne vediamo già due qui in grafica, Ivan. La domanda è chi segnerà nel match, nella nostra comparazione, Romina. Da una parte ovviamente abbiamo messo Duván Zapata, sempre protagonista nelle ultime settimane, sempre al top della condizione, in questo momento titolare inamovibile per Gasperini, non c'è neanche più il dubbio che si palesava spesso nella scorsa stagione, magari tra lui e Muriel. Il colombiano parte favorito per andare a segnare in questa partita rispetto a Gerard Moreno, che però, attenzione, in ambito internazionale, specialmente lo scorso anno in Europa League, ha fatto la differenza. È appena rientrato da un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. Vedremo come si presenterà, vedremo con che stato di forma arriverà al match di Bergamo. Come possiamo vedere dalla comparazione, però, Zapata è nettamente favorito. E rimangono giusto due minuti per farci i nostri saluti, ma anche per rispondere al quiz finale. Abbiamo solo Superquota questa sera, sì, che può rispondere alle domande in diretta, poi leggeremo quelle dei ragazzi se avanza tempo. Quale sarà il risultato esatto del match tra Milan e Liverpool, Superquota? 1-0, 2-1. Invece il marcatore, il Real Madrid-Inter? Lautaro prima scelta, Barella seconda. Cartellino giallo in Cagliari-Torino per chi? Nandez prima scelta, Carboni seconda. 1x2, gol no gol oppure under over invece per Atalanta-Villarreal, cosa scegli? Andiamo con l'uno fisso, forza Atalanta. E rimane solo per ultimo il tuo jolly, quello più importante, quale hai scelto? Io ho indeciso tra Inter Madrid X o Cagliari-Torino, alla fine ho scelto Cagliari-Torino, quindi un bel pareggio. Un bel pareggio per Cagliari-Torino è il tuo jolly, perfetto. Grazie Superquota, vediamo in grafica velocissima anche le risposte degli assenti che hanno chiaramente partecipato alle risposte. Il prof sta per fare la foto, spero non a me ma alla grafica, eccola qui, li vediamo tutti schierati con le risposte dei jolly, che però non staremo a leggere perché mancano davvero una manciata di secondi. Vi ringrazio e saluto intanto Superquota, ci vediamo venerdì, grazie mille. Ciao ragazzi, un piacere come sempre, un abbraccio e ci sentiamo presto. A te. Ciao prof, ti aspetto in studio allora per abbracciarti in carne ed ossa venerdì, mi raccomando. Assolutamente, tra l'altro stasera vado a giocare a calcio, quindi dai, due chilettini li butti giù prima di venerdì. Vai, ti aspettiamo. Esattamente, ci vediamo venerdì. Ciao prof, un bacio a te. Grazie Ivan Fusto, noi ci vediamo qui in studio venerdì e poi anche per cena, mi raccomando. Ci vediamo venerdì allora, Romina. Grazie a voi per averci seguito con Tipstop, ma rimanete qui, buon proseguimento di serata con la programmazione di Sport Italia.